facendo osservazioni, il verbale si intende approvato. Giornale siciliano in attesa di appunto che Rosario Crocetta prenda la parola. Nel frattempo Ferrandelli, un altro membro del Partito Democratico, ha rassegnato le dimissioni come aveva già annunciato. Continuano quindi le defezioni in questa assemblea regionale da parte del Partito Democratico, ma io sono con Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle. Per favore, il ritorno audio, perché sento, devo togliere l'auricolare, scusatemi. Dicevo, sono con Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle. Vostra posizione quale? Ma noi chiediamo da tempo le dimissioni del Presidente Crocetta e sostanzialmente le dimissioni di questo Partito Democratico, che è il vero responsabile di questo sfacelo siciliano. Non le chiediamo ovviamente per le intercettazioni dell'Espresso, che ancora non si è capito se sono vere o no, ma le chiediamo per quelle intercettazioni che sono vere, che hanno disegnato un presidente che conniveva con un sistema che disegnava la sanità regionale in mano a pochi, andando a mettere nei posti di potere gli amici e gli amici degli amici. Questo è molto... È una situazione anomala comunque, questo è stato detto anche dalla magistratura, e anche da parte vostra. Non c'è stato comunque il sospetto che sia venuto fuori però in maniera strana questa vicenda? Ma le indagini su Tutino e sullo scandalo di Villa Sofia vanno avanti dal 2013, per cui non credo che sia possibile parlare di magistratura a orologeria o di scandali a orologeria. Quelle sono le intercettazioni che sono uscite e noi ci basiamo solo su quelle vere. Poi, se vogliamo anche valutare l'operato di questo governo, prima ancora dello scandalo, mi pare che sia del tutto incapace dal punto di vista amministrativo. Crocetta è una delle più gravi calamità che la Sicilia ha potuto avere in questi anni. Ed è chiaro che si deve prendere responsabilità lui e si deve prendere responsabilità soprattutto il Partito Democratico, che ancora lo tiene in vita. Noi l'abbiamo detto chiaramente, l'unica mozione di sfiducia, dopo averne presentate due, alle quali il Partito Democratico e anche i deputati che oggi si dimettono hanno votato contro, l'unica mozione di sfiducia che oggi possiamo accettare è quella presentata proprio dal Partito Democratico, che deve in maniera responsabile capire che sono loro che tengono ancora in vita questo governo regionale. Quali sono gli scenari secondo lei subito dopo questo discorso e cosa si aspetta lei da questo discorso? Ah, io non mi aspetto assolutamente niente dal discorso di Rosario Crocetta, perché il Presidente ci ha abituati ogni volta a fare degli incredibili salti carpiati. Oggi ci verrà a raccontare che lui non c'entra niente, che lui è una vittima e tutto il resto. Storie trite e ritrite che ormai sappiamo e conosciamo, fra il comico e il tragicomico chiaramente. Il problema è che fuori dal palazzo i cittadini siciliani stanno soffrendo e gridano una sola parola, gridano che vogliono il pane, e noi ancora invece stiamo qui a fare questi teatrini politici che non servono assolutamente a nulla. Noi chiediamo un atto di responsabilità, gli abbiamo anche scritto una lettera aperta dove gli abbiamo chiesto a nome dei siciliani veramente di andare via prima di essere cacciato come uno dei peggiori farisei dal Tempio. Una persona che deve avere un minimo di dignità e che oggi deve capire che non è più il suo tempo e ridare la parola ai siciliani per scegliere una guida autorevole di questa regione. Dobbiamo riandare di nuovo al voto, perché non è più il tempo di scherzare, non è più il tempo di prendere decisioni che non vengono mai prese. Manca programmazione, sviluppo economico in Sicilia, manca davvero tutto in questo momento. Grazie a Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle.